chiediamo di integrare il database o di mettere a disposizione semplicemente ogni sera, aggiornato, chiaro, disponibile, il dato del flusso in ingresso dei reparti ospedalieri ordinari di terapia intensiva per misurare veramente la febbre, da questo punto di vista. Secondo punto, quello che noi chiediamo è che sia anche reso pubblico il database dei 21 indicatori e possibilmente l'algoritmo che trasforma quegli indicatori nel numeretto dell'indice di rischio. Aggiornato periodicamente, magari in maniera elettronica, qualcuno ci dice che molte regioni mandano cartacei questi dati. Quanto alla seconda fonte, richiede tempi più lunghi che vanno da 15 a 30 giorni. Pertanto, i dati richiesti in termini di nuovi ingressi sono disponibili, ma non tempestivi, e per questo motivo non adatti ad essere inclusi nei report giornalieri. Mi riesce sul momento un po' difficile capire come facciano le regioni a comunicare giornalmente il saldo, ma non le due componenti che fanno quel saldo. Cioè, com'è possibile che il saldo venga comunicato giornalmente, ma i due addendi di quel saldo vengono comunicati con tempi più lunghi? Quindi, diciamo, rifletterò su questo concetto, capiremo come fa.